conferenza stampa, il tema è la legge di stabilità, ne parleranno appunto la senatrice Barbara Lezzi, la senatrice Elisa Bulgarelli, la senatrice Giovanna Mangili e la senatrice Ornella Bertorotta e introduce il tema la senatrice Barbara Lezzi. Grazie, buongiorno a tutti e grazie soprattutto per essere venuti. Noi abbiamo indetto questa conferenza stampa perché sono 15 giorni che siamo in commissione bilancio per l'esame, per l'analisi e per quel miglioramento così tanto annunciato dal ministro Saccomanni che in realtà non sta avvenendo. Questo perché innanzitutto è evidente che questa legge di stabilità è basata su indici completamente fasulli, falsi, quelli del DEF che ci porterebbero addirittura ad una crescita per l'anno prossimo dell'1%. In realtà poi vediamo che in questa legge di stabilità misure per la crescita non ce ne sono affatto. Abbiamo notato innanzitutto che la più grande aggiornamento di disciplina è quella che riguarda le banche, quindi questa agevolazione fiscale che avranno le banche già a partire dal 2013, in cui, secondo la quale, che cosa succederà? Potranno, parlando in termini in gergo, scaricarsi perdite e svalutazioni su crediti in 5 anni anziché 18. L'artificio contabile addirittura ci porta come se potessimo incassare paradossalmente 2 miliardi e 6 in più per l'anno prossimo per poi vederne le perdite negli anni successivi. Questo non accadrà, prima di tutto perché il governo ha preso come riferimento l'unico 2012 riferito ai crediti del 2011 che erano intorno ai 14 miliardi, ma il recentissimo rapporto della Banca d'Italia porta questi crediti invece dai 70 ai 100 miliardi. Noi andremo solamente a perdere. In più, se data la possibilità di cartolarizzare, significa che le banche potranno vendere i loro crediti alla CDP, che con garanzie dello Stato potrà acquistarli per liberare finalmente le banche da questi crediti che la Banca d'Italia, insomma, pressa perché vengono finalmente messi a bilancio. Cosa succede però? Noi avevamo chiesto prima di tutto delle garanzie perché si aprissero delle vere e proprie linee di credito poi a favore delle piccole, micro e medie imprese che sono veramente in ginocchio. È notizia di oggi che il 40% delle piccole imprese, quelle al di sotto, che hanno meno di 50 dipendenti, temono di dover chiudere entro i prossimi 2 anni. Al netto di questo noi abbiamo dei provvedimenti come quello nell'articolo 10,35, che è così caro invece al governo e soprattutto all'Europa, che prevede che, posso anche proprio citarlo, assicurare maggiori entrate pari a 3 miliardi di euro per l'anno 2015, 7 miliardi per il 2016 e 10 miliardi dal 2017 in poi. Questo significa che ci saranno minori detrazioni, minori deducibilità, cioè arrivare a cifre di questo genere. Tenete presente che per cercare di coprire l'IMU, che sono 2 miliardi e 6, ci sono i salti mortali in corso. Ancora oggi abbiamo accantonato tutto il provvedimento che riguarda la TRISE, la TASI, la TARI, la TUC, come si vorrà chiamare, proprio perché non riusciamo a coprirli. Abbiamo la manovrina in corso che partirebbe da questa svendita probabilmente dei beni dello Stato. Io parlo di svendita perché non abbiamo un cronoprogramma, non sappiamo che cosa si vende, chi compra soprattutto, e se eventualmente invece questi beni che si andranno a vendere rappresentano invece delle entrate correnti. Non sappiamo nulla. Del commissario Cottarelli della Spending Review abbiamo anche chiesto insieme alle colleghe di poterlo audire, è cosa che noi chiederemo giornalmente, di poterlo ascoltare, perché noi vogliamo sapere se sta facendo il suo mestiere, se sta facendo il suo lavoro, se possiamo almeno avere quella speranza di non far scattare questa clausola di salvaguardia che partirà dal 2015, perché si dice che si taglieranno 32 miliardi. Noi vi possiamo dire una cosa: c'era un taglio alle spese diplomatiche già approvato. Si è approvata adesso una proroga a questo taglio, quindi a noi viene il legittimo sospetto che in realtà già le lobby stiano praticando le loro pressioni
Guardate, io rischio anche di essere un pochino dura, però davvero noi riteniamo che il presidente Napolitano, così come disse Beppe Grillo, dovrebbe andare a reti unificate e parlare bene al paese. Dovrebbe dire che cosa sono questi 20 miliardi che scattano già in questa finanziaria e perché i 32 miliardi annunciati da Saccomanni di spending invece non vengono compresi nella legge di stabilità. Perché noi non abbiamo, secondo noi, non abbiamo un governo autorevole e credibile, perché a noi l'Europa non crede. Non ci crede che faremo questi tagli. E allora noi veramente è il caso ormai di andare a parlare a quel 58% di italiani che teme per il saldo di una bolletta. Bisogna andare a parlare agli italiani e dire quello che sta succedendo e quello che si sta facendo. Sì, io volevo aggiungere soltanto che la questione che più a noi pare frustrante quasi è la schizofrenia a cui noi assistiamo tra quanto viene detto sui media e quanto poi avviene in commissione. Ad esempio, noi abbiamo passato il vaglio dell'ammissibilità per copertura per sgravare almeno le aziende che hanno 10 dipendenti dall'IRAP. Ecco bene, abbiamo in giro le sentinelle fiscali, i paladini del lavoro, i paladini delle piccole imprese, ma quando arriva il nostro emendamento viene puntualmente rifiutato. Rimodulato allora per vedere se si può concedere questa agevolazione per cominciare almeno alle aziende che hanno 5 dipendenti, ma ancora questo non può essere approvato. Noi allora chiediamo anche spiegazioni a questi paladini, ma riceviamo, come dire, spallucce. Sarà interessante poi andare a vedere gli stenografici per vedere come gli impiegati che sono lì a questo servizio, come vanno a trascrivere queste loro espressioni. Perché poi, ecco, come parlava prima la mia collega Bertorotta, abbiamo da poco approvato il decreto cultura che doveva, insomma, sistemare quel comparto, ma noi ci ritroviamo, anziché andare avanti, e quindi adesso non è più quella manovra finanziaria di un tempo in cui si metteva di tutto, adesso la legge di stabilità, come dicevo poc'anzi, dovrebbe rispettare quegli indici programmatici contenuti in un altro documento ad hoc che è il DEF, ma non c'è. Si danno i soldi all'orchestra di Sanremo, a quel teatrino che sta in quella cittadina, oppure a un paesello che vuole fare la sfilata per Papa Giovanni XXIII. Per carità, ma se lo fa da sé o se lo fa umilmente, dal momento che, ritorno a dire, c'è gente che non è che non arriva alla fine del mese. Ormai quando prende quel poco di stipendio non sa come usarlo. È l'inizio del mese che ormai è difficile. Cioè è quello, quindi la cosa che a noi pare veramente schizofrenica è questo scollamento dal paese. Addirittura noi lamentiamo sempre la decretazione. Non si può lavorare sempre per decreti. Quando c'è la necessità per la Sardegna di emanare urgentemente un decreto, perché il fondo per le emergenze esiste ed è capiente per circa 300 milioni. Allora adesso ci sono gli amministratori sardi che non sanno dove mettere le persone e là ci serviva subito un decreto, non aspettare l'approvazione della legge di stabilità il 31-12. La gente è fuori casa ora. Non il 31-12 e manca più di un mese. Col decreto cultura siamo andati a dare soldi alla Melandra, alla fondazione di Craxi, eccetera eccetera. In questa finanziaria togliamo certi 220 milioni di euro altri alla scuola, perché li diamo alle scuole paritarie, come se quelle poi alla fine non fossero imprese come le altre. Allora aiutiamole tutte le imprese, perché dobbiamo avere questi canali privilegiati? Il fatto è frustrante, vi torno a dire, è che siamo soli intorno a queste cose, perché tutto il resto della commissione, dei parlamentari, rimangono basiti di fronte alle nostre proposte, perché sono coerenti, congrue, sono fatte anche bene, ci mettiamo l'impegno noi, i nostri collaboratori, il nostro ufficio legislativo. Ecco perché a fronte dei loro 3.000 emendamenti noi ne avevamo, tra virgolette, solo 280, ma ne sono stati passati praticamente tutti per vaglio di copertura e ammissibilità per materia, perché abbiamo cercato di lavorare veramente sulle esigenze del paese. Noi eravamo impiegati, piccoli imprenditori fino a 6-7 mesi fa, li conosciamo ancora molto bene, questa è la ratio della nostro approdo qui in Parlamento, perché esiste veramente, sono sganciati, si parla di Europa. Allora quando noi andiamo a dire ma perché questa spending review non la mettete insomma in finanziaria, noi
l'Europa non l'accetta. Ma perché? Perché noi non abbiamo un governo credibile, autorevole, che vada a parlare un'Europa. Noi non siamo anti-euro a prescindere, ma come ha fatto la Spagna? La Spagna è andata lì e ha messo i burocrati al servizio della politica. Qui è il contrario. Qui quando noi chiediamo qualcosa, chiedono loro ai burocrati come è stata fatta. È una cosa assurda. Non c'è programmazione. Allora io dico, la Spagna ha fatto un'analisi della sua economia, dei suoi problemi, è andata lì in Commissione Europea e ha detto, allora signori, io sono fuori il 3% e per rientrare voglio delle diverse regole e i burocrati me le devono trovare. Ma perché noi non abbiamo questa forza di dire, abbiamo un avanzo primario favoloso, significa che il popolo è spremuto già. Allora ce lo andiamo a giocare in Europa, andiamo in Europa a dire, ci dovete dare tempo, 3, 4, 5 anni, i burocrati che si mettono al servizio delle esigenze dell'Italia, perché siamo, dopo la Germania, il paese più grande in termini di manifatture e andiamo a punire. Noi abbiamo sentito dire in commissione da un senatore del PD che dovremmo aiutare le piccole imprese a diventare medio grandi, ma per fare cosa? Per avere poi un'ILVA che ricorre sempre alla cassa integrazione, per avere i decreti d'urgenza per salvarla quando poi paghiamo le infrazioni europee? E perché invece non sostenere questo bellissimo tessuto di piccole e medie imprese che non ha la forza di delocalizzare e che sta facendo i salti mortali per pagare i dipendenti? Sono solo loro che non vengono a chiedere da noi allo Stato per farsi dare dei soldi. Io sono una dipendente di una piccola impresa e io so che il mio imprenditore adesso fa i salti mortali per pagare i miei colleghi e senza chiedere niente a nessuno, perché non lo può chiedere. Ma perché c'è questa ostilità? È una cosa per noi incomprensibile. Ecco perché noi chiederemmo che veramente ci fosse palesato il piano, che ci illuminino. Dove dobbiamo andare? Dobbiamo essere assorbiti da altri paesi? Dobbiamo scomparire? Perché è l'unica cosa che veramente ci viene da pensare. Cioè, e questo è il motivo per cui noi siamo voluti venire qui a dirvi queste cose. Proprio perché è necessario. Noi guardate, ci vengono a dire, ma adesso Berlusconi sarà la nuova opposizione. A noi non interessa. Se a noi viene dato il reddito di cittadinanza, riformato tutto il welfare, tutto, perché non deve essere appannaggio soltanto di alcune categorie ed altre no. Per noi va bene che sia Berlusconi, che sia il PD, che sia... tanto per noi sono tutti uguali. Ma se cambiano finalmente la mentalità, vogliono veramente guardare oltre, guardare al nostro futuro, e sto parlando di un futuro non dei nostri figli, io sto parlando da qui all'anno prossimo. Ecco perché io dico che il presidente Napolitano dovrebbe andare in televisione. Io vorrei che Napolitano andasse a dire quello che i sottosegretari si sussurrano e che noi riusciamo a captare, e cioè che l'anno prossimo sarà ancora più drammatico perché entra in vigore il fiscal compact. Sono loro che lo dicono, lo sanno, e allora perché non lo dicono? Avete domande voi? Sì, partiamo con le domande. Vorrei far partire Rai Parlamento, Fiorella Pinna, perché aveva necessità di urgenza, no? Sì, non c'è problema. Dammi. Allora c'era Angela Bianca del TG Parlamento. Microfono. Avete risposto un po' a tutte le mie domande, perché volevo chiedere appunto cosa vi avevano detto sulla vostra proposta principale, che era quella sull'IRAP, mi pare zero, assolutamente. Volevo sapere allora a questo punto, nelle votazioni, come voi vi siete comportati? Cioè avete votato anche emendamenti non vostri, ma emendamenti della maggioranza? Come noi facciamo sempre. Se è un emendamento di buon senso, noi non guardiamo la sigla in fondo, la firma in calce. A noi non interessa. A noi interessa l'erogazione degli aiuti, il sostegno, il rilancio, quello a noi interessa. Che poi vengano presentati da Tizio, Caio, a noi non riguarda. Ecco perché io le dicevo, se noi presentiamo un emendamento fatto bene, coerente, organico, coperto, ammissibile per tutto, perché ci dicono di no? È questo che noi non ci chiediamo. Quando poi li ascoltiamo parlare in televisione, dicono noi saremo le sentinelle fiscali. Ma di cosa? Fino adesso anche Berlusconi ha sempre aumentato le tasse, non ha aumentato le aliquote, diciamoci, ha diminuito le detrazioni. Andiamo agli imprenditori, glielo chiediamo quanto potevano prima detrarsi di carburante e quanto poi si è potuto fare dopo. È chiaro, no? I tagli Tremonti non è riuscito a farli, ha dovuto farli in maniera lineare anche lui, perché i ministeri non rispondevano. Cioè, non parliamo di aria fritta qui. Allora, ecco perché noi siamo
lo possiamo dire, siamo tutte innocenti noi, il movimento è innocente, però io, noi aspetteremmo il riscatto degli altri, di chiunque sia, a noi non riguarda. Se poi parliamo del senatore Berlusconi, il senatore Berlusconi per quanto ci riguarda è già decaduto, non c'è più. Allora, se esiste una forza che, non lo so, li continuerà, si erediterà lui, a noi non riguarda, non ci riguarda. Noi quello che noi vediamo sempre, lo tocchiamo con mano, sono le difficoltà immense. Io non penso che soltanto a noi del movimento arrivino queste mail devastanti, devastanti. Cristiano Fantauzzi di ADN Cronos. Ah, prego. Se posso solo fare una precisazione sull'IRAP, speriamo ancora che per quanto riguarda l'emendamento che arriverà su tutta la tassazione delle case, eccetera, almeno rendano questa tassa deducibile ai fini IRAP. Questo almeno, visto che gli emendamenti su togliere l'IRAP non ce li hanno accettati, speriamo che almeno questo venga da loro preso in considerazione. Cristiano Fantauzzi, ADN Cronos. Sì, buongiorno. Era una domanda per la senatrice Lezzi, che già un paio di volte ha citato la necessità, la richiesta, perché il Presidente della Repubblica si rivolga a Rete Unificata, alla Nazione, per spiegare la gravità della situazione. Lei ha fatto riferimento ad alcuni elementi di cui si vocifera in Commissione. Possiamo essere più specifici? Qual è l'oggetto del messaggio? L'oggetto del messaggio è che quando entrerà il Fiscal Compact, ovvero dal 2015, noi avremo delle regole ancora più rigorose e più austere. In questa finanziaria già sono previsti questi 20 miliardi, ma per osservare il six pack noi dovremmo tirar fuori quasi 60 miliardi rispetto al debito che c'è adesso, perché quando è stato stipulato nel 2011 eravamo al 120% rapporto debito PIL, ora stiamo viaggiando verso il 134%, e se noi andiamo a fare quel ventesimo che dobbiamo andare a per abbattere il debito, qui si parla di quasi 60 miliardi. Se noi non riusciamo a coprire 2 miliardi e 6 di IMU, ma dove pensiamo di andare a prendere 60 miliardi? Dalle dismissioni? E cosa andiamo a vendere? Noi ci siamo visti arrivare questi emendamentini che vogliono vendere l'ENI, che è una parte, adesso al di là di tutte le forme ideologiche. Allora noi diciamo, l'ENI ci fa avere delle entrate correnti. Questo significa che se noi le vendiamo abbiamo del conto capitale che possiamo utilizzare chissà per che cosa e basta, abbiamo chiuso. Ma come andiamo a pagare questi 60 miliardi? Si può capire o no? Allora, o Napolitano ce lo viene a dire, se c'è un disegno, se ce lo venga a dire, se hanno già in mente come fare, ma non si può spremere di più, perché le ripeto quello che le dicevo prima, il 40% delle piccole imprese pensa di chiudere nell'arco di due anni. Grazie, c'è l'intervento di Luca Monticelli del Dire. Grazie, no, allora io volevo un chiarimento. Quando avete detto che sono stati tolti 220 milioni alla scuola pubblica, sarebbero l'equivalente dei fondi stanziati per le paritarie? Sì, o c'è della... l'equivalente, okay. E poi un'altra cosa, è stato detto che alcuni gruppi hanno tentato, stanno tentando, insomma fino all'ultimo, di far slittare il voto di decadenza di mercoledì. Volevo capire se voi questa cosa la dite perché avete visto in commissione la volontà, immagino, di Forza Italia e del nuovo centrodestra o di qualche esponente del governo, di rallentare i tempi dell'iter del provvedimento per poi far slittare tutto. Noi abbiamo chiaramente visto in commissione gruppi che volevano fare comunque volevano prendere tempo. Parliamo di Forza Italia, parliamo della Lega, a volte abbiamo visto anche Selle, non abbiamo capito che cosa stava facendo, ed è per questo che prima parlavamo di un momento politico abbastanza confuso, perché in commissione a turni alterni tutti i gruppi hanno preso tempo per non si sa bene che cosa, non si sa bene se volevano farsi approvare qualche emendamento, se volevano far slittare il voto sulla decadenza di Berlusconi, però a turni alterni tutti i partiti e i gruppi dei partiti politici all'interno della Commissione hanno preso tempo utilizzando la possibilità di fare i 10 minuti di dichiarazione di voto sugli emendamenti, oppure utilizzando la possibilità appunto di illustrarli, tanto che a un certo punto il Presidente ha dovuto dire va bene, ci sarebbe la possibilità di illustrarli, però avete 10 minuti a gruppo per illustrare tutti gli emendamenti, perché se no ancora eravamo lì con le illustrazioni. C'è l'intervento di Elisabetta Marconasi del TG3.
La notizia di questa mattina è che il governo ormai è orientato, anzi metterà probabilmente la fiducia a questo punto sulla legge di stabilità, appunto per verificare quello che poi sono i rapporti politici. A questo punto voi rispetto a tutto questo discorso che cosa farete? Guardi, noi voteremo sicuramente contrari alla legge di stabilità. Allora, all'idea che metta la fiducia è ancora peggio, ma le dico di più. Quando vengono presentati i subemendamenti agli emendamenti relatori del governo e ne arrivano 20, 30, 40, da esaminare in un'ora e mezzo, andarsi a cercare tutti i riferimenti normativi per capire di cosa si sta parlando, per quanto mi riguarda è già fiducia, è già impedire il percorso parlamentare. Perché se io leggo un emendamento che dice sopprimere il comma 3 dell'articolo 2 della legge 89, rimodulata nella legge, significa che io devo avere almeno mezz'ora solo per quell'emendamento per fare il mio mestiere, se lo voglio fare per bene. Allora è già in fiducia, questa legge di stabilità è già una fiducia, è per questo che noi siamo venuti qui, perché quando dicevano il Parlamento migliorerà questa legge, mentivano spudoratamente, perché lo hanno impedito, e loro dicevano questo perché vogliono probabilmente ribaltare la responsabilità sul Parlamento, dicendo il Parlamento non l'ha migliorata, il Parlamento che è espressione della cittadinanza non ha fatto nulla, è questo che si andrà a dire. Quindi per quanto ci riguarda siamo già in regime di fiducia, non cambierà niente per noi. Le domande sono finite, se Fiorella Pinna vuole appunto fare questa intervista, devi registrare, no? Sì, prego. La senatrice, grazie. Ah, proprio alla fine, ok. Tanto è terminata, non ci sono più altre domande, è terminata la conferenza. Grazie.